Guarda che ha una Guarda. consistenza incredibile. Prendiamo 200 g di mandorle precedentemente ammollate per una notte, scartiamo l'acqua di ammollo, diamo anche una sciacquata alle mandorle. Poi noterete che la pellicina delle mandorle verrà via facilmente, guardate, perché dopo averle ammollate si ammorbidisce e quindi possiamo toglierla tranquillamente. E per questa ricetta è necessario perché vogliamo un colore bianco. Ma comunque se volete potete comprare le mandorle già senza buccia e dovrete comunque metterle in ammollo tutta la notte. E dopo aver passato 2 giorni a pulire le mandorle, no, vabbè, scherzo, dai. No, dai, 2 giorni no, 2 ore magari, no, No, dai, scherzo. 10 minuti. Sì, ma anche di meno. Comunque, dopo aver sbucciato le mandorle, le inseriamo all'interno di un frullatore. Poi prendiamo 1 litro d'acqua e ne aggiungiamo soltanto metà, o comunque fino a coprire le mandorle. Così è sufficiente inizialmente e cominceremo subito a frullare. Bene, ora possiamo aggiungere anche il resto dell'acqua. L'aggiungiamo proprio tutta stavolta. E frulliamo ancora per pochissimi secondi. Ok, ci siamo. Come vedete, dovete ottenere proprio un composto super 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 fine. Non ci sono pezzettini di mandorle, è tutto frullato perfettamente. Ora prendiamo il nostro composto e lo versiamo all'interno di una pentola. E ora ci spostiamo ai fornelli e facciamo scaldare questo composto fino a sfiorare il bollore. Andiamo. Ecco qua ci siamo, le prime bollicine, spegniamo e ci spostiamo sul tavolo. A questo punto prendiamo una ciotola e andiamo a versare il composto all'interno. Ora aggiungiamo il succo di un limone. Ora diamo una mescolata. Dopodiché possiamo coprire con un coperchio o con un piatto e facciamo riposare per almeno 40 minuti. In questa fase il nostro latte di mandorle, bevanda di mandorle, chiamiamola come vogliamo, caglierà. Trascorsi 40 minuti andiamo a controllare il nostro composto. Vediamo un attimo, ecco qua, come vedete ha cagliato benissimo. Infatti c'è il siero che si è separato dalla parte solida e ed è perfetto, questa è la consistenza che dobbiamo ottenere. Adesso andiamo a prendere un'altra ciotola nella quale mettiamo un colino come questo e poi un sacchetto per bevande vegetali a maglie molto molto fini. Potete anche usare un canovaccio pulito senza profumi, ecco, molto neutro per andare a filtrare il nostro composto. E ora con un mestolo andiamo a trasferire il composto all'interno del colino e del sacchetto. Questi sacchetti si possono tranquillamente acquistare anche online, io l'ho comprato online ed è comodissimo anche se fate le bevande vegetali in casa, per esempio. Ok, ci siamo. Adesso dobbiamo semplicemente far colare tutto il siero nella ciotola e così otterremo poi la parte solida che sarà poi la nostra ricotta. Ci impiegherà almeno 2 ore, quindi nel frattempo dedicatevi a qualcos'altro di più divertente. Mentre aspettiamo, ragazzi, mi raccomando, lasciate un mi piace a questo video e condividetelo così più persone impareranno a fare questa meravigliosa ricetta che è facilissima, come avete visto. Inoltre ci siamo anche su Instagram, seguite anche lì, ci chiamiamo Diana e Alessio, vi lasciamo il link nei commenti, mi raccomando, seguiteci anche lì perché pubblichiamo tante cose interessanti. Ci siamo, sono trascorse 2 ore e guardate che differenza, guardate che meraviglia. Adesso vi faccio vedere la consistenza super cremosa. Qui c'è tutto il siero che si è separato. E adesso prendiamo una ciotola e andiamo proprio a versare il nostro composto solido, La così. nostra ricotta La nostra praticamente. ricotta, hai visto? Ricotta di Guarda, mandorle. guarda, guarda che consistenza meravigliosa, cremosissima. Ora possiamo passare ai condimenti. Allora, questa base, di ricotta di mandorle può essere usata sia per preparazioni salate che dolci. Quindi decidete voi come utilizzarla. Io decido di farla salata, quindi vado subito ad aggiungere del sale. Poi aggiungo anche dell'aglio essiccato. Facciamo un cucchiaino raso. Aggiungo anche dell'erba cipollina, anche qui un cucchiaino circa.
Poi aggiungo anche un cucchiaino di aneto essiccato. Qui potete veramente divertirvi, ragazzi. Mettete le spezie che vi piacciono, le erbette che preferite e che avete in casa. Potete veramente creare anche due versioni. La dividete a metà, una versione la fate con alcune erbette che vi piacciono, un'altra speziata e così avete anche più scelta nei gusti. Dopodiché aggiungo anche un cucchiaio di olio d'oliva. Ora prendiamo una piccola fuscella, la appoggiamo su un piatto e andiamo a riempirla con la nostra ricotta di mandorle. Ah, così gli diamo proprio la Esatto! forma classica della ricotta. Che Bravissimo! meraviglia, ragazzi! Potete veramente poi divertirvi a inserirla nelle ricette, dolci, Esatto! salate. Ora la facciamo riposare in frigo per circa 20 minuti, dopodiché possiamo capovolgerla e avremo la nostra ricotta. E dopo aver fatto riposare la nostra ricotta di mandorle in frigo per 20 minuti, andiamo a capovolgerla. Wow, che Wow! bella! È proprio Eccola qui! ricotta, ricotta. Sì, che bella! Adesso Adesso dobbiamo tagliarla per vedere un po' come si la presenta. assaggiamo proprio, sì. Vediamo un po'. Guarda che ha una Guarda! consistenza incredibile, ragazzi. Hai visto? Incredibile. Adesso però ci va l'assaggio, no, Diana? Subito, subito, subito. Già il profumo è veramente meraviglioso. Assaggio. Vai. Wow. No, 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 è buonissima.